fu una cosa rovente e fantastica. Credo che abbiamo continuato a baciarci per almeno mezz'ora. Non so quanto sia durata esattamente, perché presto smisi di prestare attenzione a quello che sulla mia agenda avrebbe dovuto essere il bacio della mia vita. Avevo in mente altre cose, in effetti ero assalito da pensieri rabbiosi che mi si affollavano alla mente e che, pur non rendendomi le labbra insensibili, le trasformavano in una cosa non mia, come se si trattasse di un paio di occhiali, per esempio. Nel corso delle ultime settimane, le circostanze mi avevano fatto scoprire che abisso di ignoranza ero. Ultimamente, grazie a un colpo di fortuna, la mia vita era cambiata velocemente, ma non mi ero fermato troppo a pensarci. Quando però cominciai a confrontarmi con gli amici di Eleanor, mi resi conto che non sapevo nulla, ero niente, un vuoto intellettuale. Non sapevo nemmeno chi fosse Cromwell, per dire. Non sapevo niente di zoologia, geologia, astronomia, lingue, matematiche e fisica. La maggior parte dei ragazzi con cui ero cresciuto aveva lasciato la scuola a 16 anni e adesso lavorava nelle assicurazioni o faceva il meccanico o dirigeva il reparto di un grande magazzino. Anche io avevo lasciato il college senza pensarci due volte, malgrado gli avvertimenti di mio padre. In periferia, farsi una cultura era considerato un extra e certo non sembrava valere lo sforzo. Era più importante cominciare a lavorare presto. Adesso però mi trovavo tra persone che scrivevano libri con la stessa semplicità con cui noi giocavamo a calcio. Quello che mi faceva rabbia, quello che mi faceva disprezzare loro e me stesso, erano la loro sicurezza e cultura. La disinvoltura con cui parlavano di arte, di teatro, di viaggio, di architettura, e poi le lingue che conoscevano e le parole che usavano. Il loro muoversi a proprio agio in ogni campo era un capitale inestimabile e non rimpiazzabile. A scuola ci avevano insegnato un po' di francese, ma chiunque si sforzasse di pronunciare correttamente una parola veniva travolto dalle risate. Grazie alla nostra ignoranza ci sentivamo superiori ai ragazzi delle altre scuole con le loro uniformi da vomito, le cartelle di pelle e mamma e papà che li venivano a prendere in auto. Noi eravamo duri, disturbavamo durante le lezioni, eravamo dei picchiatori, non portavamo cartelle effeminate, dato che non facevamo mai compiti a casa. Eravamo orgogliosi di non conoscere altro che i nomi dei calciatori famosi, dei componenti dei complessi e le parole di I'm the world. Poveri idioti, che ignoranti! Perché non avevamo capito che ci stavamo serenamente condannando a non poter essere niente di meglio che dei semplici meccanici per tutta la vita? Perché non ce ne eravamo resi conto? Per la gente che frequentava Eleanor, le parole difficili e le idee sofisticate erano nell'aria stessa che respiravano dalla nascita, e quel linguaggio era la moneta che ti permetteva di comprare il meglio che il mondo potesse offrire. Ma per noi non poteva essere che una seconda lingua, appresa con sforzo. Mamma no. Mamma no.